bombati, ma di notizie assetati. Benvenuti a questa edizione speciale del TG Space. Oggi, dopo 50 lunghi anni, l'uomo sta per atterrare sulla Luna per la seconda volta, con gli astronauti Kaya Barron e Victor Glover nella missione Artemis 3. La grande avventura è cominciata una settimana fa, quando il razzo SLS aveva lanciato la navicella Orion con un equipaggio di 4 astronauti nello spazio, diretti verso la Luna. Bene, oggi il loro viaggio sta per terminare con l'allunaggio, ma facciamo un passo indietro. Era il 20 luglio 1969 quando gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin arrivarono sul suolo lunare e vi trascorsero circa 21 ore, mentre Michael Collins rimase in orbita da solo. Ricordiamo che il tutto avvenne non senza polemiche delle minoranze di colore, già disagiate, in un'America nel mezzo del pantano del Vietnam. Passiamo adesso ai dettagli della missione. Prima d'ora già Artemis 1 e Artemis 2 avevano collaudato l'affidabilità del razzo SLS dell'Orion, quest'ultimo costituito da un modulo dell'equipaggio e un modulo di servizio. È stato inviato sulla Luna un rover capace di essere controllato a distanza. Gli astronauti sono stati dotati di due tute, la Exploration Extravehicular Mobility Unit, da usare sulla superficie lunare, e l'Orion Crew Survival System, da usare nell'Orion e in caso di emergenza di depressurizzazione. Artemis 3 ha lo scopo di studiare il polo sud a Aitken, un gigantesco cratere lunare di origine meteorica localizzato sulla faccia nascosta della Luna. Si attendono importanti informazioni sulla stratificazione della crosta satellitare sul cratere Schrödinger, che conterrebbe grossi quantitativi di acqua ghiacciata nel sottosuolo, da utilizzare per produrre idrogeno e ossigeno da impiegare come propellente per i mezzi spaziali. Ma ecco in arrivo le prime immagini dell'allunaggio. Siamo ufficialmente di nuovo sulla Luna. Ricomincia così una grande avventura per l'uomo e con queste immagini spettacolari si conclude questa edizione speciale del TG Space. Non perdete l'appuntamento alle ore 20 per ulteriori aggiornamenti. Buona serata!